ben ritrovati da Stefania Cattaneo con la nostra rubrica Gossip Girl. E che gossip questa settimana, perché la Vezzi è sotto ricatto, ai noi è sotto minaccia. Due malfattori da account Instagram chiedono $5.000 circa per audio e video che ritrarrebbero lui con Natalia Borges nelle loro pratiche sessuali. Lui avrebbe addirittura riconosciuto la veridicità di questi video, tanto è vero che hanno fatto denuncia alla procura di Buenos Aires, esperta in crimini informatici. Questo non sembra toccarli, lei smentisce una gravidanza, ma i due sono molto contenti appunto a St. Barth e vanno avanti in questa quarantena, sperando che la polizia e comunque ritrovi i due malfattori. Ma attenzione, perché se lei non è incinta, Ludovica Caramis lo è, la moglie di Mattia Destro, compagna di Carlo Conti alla corrida sulla Rai, ha ammesso di essere incinta e di volersi occupare dei suoi bambini e di non volere poi una tata, e quindi appenderà un pochino la carriera al chiodo. Chi appenderà invece la carriera di moglie al chiodo è Michela Quattrociò, che famosissima ai tempi del suo matrimonio nel 2012 con Alberto Aquilani. Lei era stata protagonista insieme a Raul Bova del film Scusa ma ti chiamo amore, dopodiché si è dedicata a essere una buona moglie, anche una buona mamma per le due figlie Aurora e Diamante, eppure ha ammesso che si sono lasciati, quindi non vogliono approfondire troppo questa notizia, però hanno dovuto dire per tutti i fan e gli amici della coppia che dopo questa quarantena non saranno, ai noi, più insieme. Noi ci teniamo a darvi anche una classifica, visto che non c'è quella di campionato, ci concentriamo sulle donne che più stanno spaccando sul web e partiamo da lei. Chi è la numero uno se non Georgina Rodriguez? E di Cristiano Ronaldo è tornato il 4 di maggio da Madeira, si sta allenando con il figlio sulle loro colline, nel loro giardino, nel loro campo da calcio, vista mole. Ebbene, lei si concentra invece sullo sport, lo fa con un outfit molto sensuale che sarà letteralmente impazzire il web, come Diletta Leotta, che però, attenzione, con una mossa molto saggia decide di svilare l'attenzione dal suo corpo, photoshoppato oppure no, e di fare concentrare tutti sullo sfondo del tutto violetto del suo allenamento, insieme anche a un dolce cagnolino. Vicky Varga ci lascia pensare con un balletto da TikTok, la modella biondissima compagna di Pelé, per non parlare invece di Wanda Nara, che è un pochino triste, quindi si spoglia dalla sua tristezza e anche un po' dalla maglietta, lasciando un décolleté poco all'immaginazione sul suo Instagram, perché pare proprio che Alfonso Signorini confermerà Pupo per la prossima edizione del Grande Fratello VIP, ma non lei. Chi è molto arrabbiata è Cristina Buccino, perché dice: vi svelo io tutta la verità con Andrea Iannone, non c'è niente tra di noi, lo fa a Vanity Fair, dicendo che in passato è stata triste per questi flirt che l'hanno attribuito a tempi addirittura Cristiano Ronaldo, ma che oggi è un po' più pacifica e si lascia scivolare tutto addosso. Non sappiamo se Nadia Bart, la moglie del calciatore australiano, se lo potrà far scivolare addosso quello che sta accadendo, perché lei ha perso 1200-1300 follower in 7 giorni, che per lei che lavora sul web sono veramente tantissimi, perché continua a ostinarsi a fare promozione in tempi di pandemia, e questo non piace assolutamente ai suoi fan. Noi continueremo a spiarle, perché il calciomercato e anche il gossip non dormono mai, e vi aspettiamo qui al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!